Un caro saluto a tutti gli amici e lettori di Gazzetta in Forma, insieme a me Giovanna Luisi, cantatrice marsicana, più precisamente appunto avezzanese, che sarà protagonista il prossimo 4 dicembre del suo spettacolo Uscita d'Emergenza, di cui curi anche la regia, all'interno del Teatro Ridotto Comunale dell'Aquila. Uno spettacolo davvero comunque particolare che affronta anche tematiche attuali e importanti. Innanzitutto, Giovanna, grazie per essere con noi e volevo chiederti come nasce l'idea di questo spettacolo, perché il titolo Uscita d'Emergenza? Questo spettacolo nasce proprio da questa urgenza di voler declinare le canzoni in qualche modo, quindi dare delle chiavi di lettura che poi sono degli spunti, perché poi non si finisce mai, no? Certo. Di immedesimarsi in un brano, però di dare una chiave di lettura un po' diversa. Partiamo dal presupposto che l'album è comunque un concept, Sì. quindi c'è un fil rouge. E che si rispecchierà anche nello spettacolo, appunto. E quindi è questo che mi ha spinto a portarlo in scena. Quindi uno spettacolo di teatro, canzone di cui sei la protagonista, come si svolgerà la messa in scena? Quali sono le tematiche affrontate durante appunto il tempo al teatro? Dunque, in questo spettacolo farà incursione una donna all'interno dello studio di uno psicoterapeuta e insieme faranno questo percorso. Ci si alterneranno tra momenti musicali e momenti in cui parleranno, appunto, no? Si metteranno a Si confronto, confronteranno, sì. esatto, si metteranno a confronto. Poi lei all'inizio è convinta di avere tutte le risposte in tasca, poi man mano si metterà in discussione e poi ci saranno i momenti musicali, rigorosamente dal vivo, ci sarà la band dal vivo, un semiacustico scelto, un po' particolare, una Quindi formazione non sarai da particolare. sola sul palco, No. ci saranno comunque altri musicisti, se magari ci vuoi appunto svelare qualcosa su chi sarà con te. Molto volentieri, anche perché ne sono molto orgogliosa. Ci sarà la batteria, Matteo Di Francesco, e ci sarà le tastiere, alle tastiere Cristian Prato Fiorito, detto Prato, ci tiene Sì. lui a dirlo a questa cosa. E poi ci sarà il violoncello, fatto questa scelta particolare, Giuseppe Tortora, tre grandi nomi. Certo, questo senz'altro. Allora, l'appuntamento quindi è per il 4 dicembre. Chi volesse, come dire, mettersi in contatto con te, ma anche con l'associazione La Chiave di Volta che è tra gli organizzatori di questo spettacolo, come potrà fare? Chi vuole acquistare i biglietti, come può mettersi in contatto appunto con voi? Ci sono tutti i riferimenti sulla mia pagina, Sì. sulla pagina della Chiave di Volta di Facebook. La mia pagina è Giovanna Luisi, pagina, molto Molto semplice. semplice. La semplicità è proprio la chiave di Esatto. questo momento Della mia storico. vita anche. Allora, ringraziamo Giovanna per il tempo che ci ha Grazie dedicato. a voi, grazie Antonella per questo invito, mi fa molto piacere. E appuntamento alla prossima intervista.